Una sconfitta pesante subita per 3-0 in casa dall'Albino Leffe per mano del Livorno, una sfida difficile già alla vigilia contro una squadra candidata alla promozione. Sì, incontravamo una squadra forte, ferita, perché la settimana scorsa ha perso 4-0 in casa con il Sassuolo e oggi, diciamo così, questa sconfitta pesante in casa nostra ci fa capire che comunque il campionato che affrontiamo sarà un campionato difficile. È una retrocessa, dalla Serie A, quindi sapevamo che la squadra non era male, anzi, è peccato perché ecco, il risultato 3-0 comunque ci penalizza tanto, dobbiamo farne tesoro e cercare di ripartire già da domenica. È mancata forse un po' di quella grinta e cattiveria che ha caratterizzato la Celeste in molte gare passate. Il discorso della grinta, quando sei sul 3-0 è un po' difficile riuscire a tirarla fuori, anche perché arrivavamo talmente in ritardo sull'avversario che non c'era neanche possibilità di contrasto, ecco. Io credo che comunque la partita è stata affrontata nella maniera giusta, poi per i primi 30 minuti fino al gol loro c'è stato un assoluto equilibrio, anzi forse in certi fraseggi ci siamo stati meglio noi, dopo però quando abbiamo dovuto fare, diciamo così, la partita perché loro erano in vantaggio siamo andati un po' più in difficoltà e Livorno con le sue capacità tecniche che comunque sapevamo che aveva ci ha messo in difficoltà e ci ha fatto altri due gol, ecco. In quale modo va preso questo risultato? Ma una sconfitta ci può stare, ecco. L'importante è che da questa sconfitta capiamo i nostri errori e ci mettiamo subito rimedio. Poi il discorso delle sconfitte ci fa un po' una riga alla fine dell'anno, ecco. L'importante è che ecco, ne facciamo tesoro di questi errori che abbiamo fatto e ripartire subito la domenica perché è importante. Speriamo che i nostri giocatori, diciamo così, più di livello, mi riferisco a Bombardini, Regonesi, che magari hanno quel pizzico di qualità sicuramente in più, acquisiscano un po' quella forma fisica che gli permetta di esprimere le loro qualità. Nel momento in cui questi, sono convinto, stiano al 100%, possiamo tranquillamente affrontare qualsiasi squadra senza nessun problema.